Guardi, perché però questi producono energia senza inquinare? Qual è il grande tema? Partiamo dall'ultima immagine. Quello che tu hai visto è il mio successore, sindaco di Salemi. Sì. Un bravo ragazzo, Domenico Venuti. Lui ha imparato da me, molti anni fa, quando fui sindaco, una lotta senza quartiere alle paleoliche. Il comune poi fu sciolto per mafia e qualcuno ancora dice mafia, Sgarbi, perché si diverte a prendere un ferrarese. In realtà io andai via prima perché sembrava per mia garanzia opportuno che io me ne andassi. In realtà la mafia mi ha lungamente minacciato perché io ero stato quello più violentemente contrario all'eolico. Poi non hanno trovato nessuno implicato nella mafia, ma ad Alcamo, non sciolto per mafia, c'è un tal Nicastro a cui hanno sequestrato 1.350.000.000 di euro soltanto per, non dico tangenti, ma danari che lui ha incassato per favorire l'eolico. Quindi tu pensa che affare, vanno a cercare la mafia nel generale Mori, in quello che dice dell'Utri a Berlusconi. Poi c'hanno degli affari miliardari in cui ovviamente la mafia c'è, perché il territorio che vedi è quello di Castelvetrano, di Matteo Messina Denaro. C'è la dichiarazione di Rina che dice, da un lato, che vuol fare la fine del tonno di Matteo, che ha generato una grande reazione di indignazione. Poi dice, Matteo Messina Denaro fa i soldi con i pali per fare la luce, dice così, pali eolici, lo dice lui, nessuno dei magistrati ha seguito quella pista. Quanto all'inutilità, oltre all'ambiente, agli animali, quello che dicono le persone dal cuore tenero, sai 6.600 paleoliche in Italia, nei luoghi più belli, perché nel nord Dolomiti non ci sono, in Umbria non ci sono, in Toscana, solo Puglia, Calabria, Sicilia, Molise. 6.600, di cui 311 solo in Molise, sai quant'è nel complesso generale? 1,5. Cioè io do 6 miliardi e 600 milioni di incentivi, cioè di danari, a persone che montano sta roba soltanto per il loro profitto, perché il mondo è pieno di gente che pensa solo alla cupidigia, al proprio interesse. Il paesaggio non gli interessa, la bellezza non gli interessa. Prima hanno distrutto le città con gli errori che hai visto, adesso hanno cominciato col paesaggio. Io sono 15 anni che da solo combatto contro questa roba e qualcuno dice, ah, ma dice Franceschini, a me non dispiacciono. Dice la Presti Giacomo, a me non dispiacciono. Non capite un cazzo, sono orrore, sono orrore, sono come condomini di 150 metri, nei luoghi più belli e più puri, più belli e più puri. Dietro il Segesta, più di Segesta, volevano farlo in Calabria, gli ho intanto nel blocco qualcuno, quello di Sepino in Molise, c'è un sito archeologico bello come Pompei, paleoliche, Burri, il bellissimo Cretto, paleoliche, qualcosa che toglie ai luoghi quello che si chiama numinosità, che è il rapporto iniziale fra il creatore e la natura. Tu sei lì come il primo giorno della natura. Devi rimanere in quella condizione, devi trovare Dio nella natura. Non sanno niente, sono atei, incapaci, pensano solo al loro interesse. Io li odio. Ringrazio Musumeci che mi ha ascoltato, ma ho dovuto fare una battaglia violentissima insieme a Rutigliano, presidente d'Italia Nostra, all'epoca Ripadimeana, e a Carlo Vulpio, che ha fatto un bellissimo articolo sulla lettura, indicando tutti i dati possibili e immaginabili di questo orrore che è solo interesse della mafia. Solo, solo interesse della mafia. Ti faccio una domanda. Solo. E altro che quello diceva, sono utili. Utili a che? Utili a chi? Utile agli animali scappano via. A creare energia elettrica, per, non per 1,5, per 1,5 dico, sai cosa ti devo dire? Cominciamo a tornare come un tempo, usiamo le candele. Ma perché dai, dai. Guarda questo cazzo di luce che hai qua, puoi usare la metà. Io sono più bello al buio, anche tu forse ormai. Lei in piena luce. Senti, ma l'idea in sé, per esempio, di trovare dei siti fuori nel mare come ma hanno dovete, fatto... Guarda, noi abbiamo una cosa, che pensavo l'altro giorno che ero in visita all'ammiragliato, all'Accademia Marina Militare di Livorno. Noi non abbiamo, essendo circolati dal mare, un Ministero del Mare, il Ministero della Marina Mercantile, il Ministero della Marina. Cioè non abbiamo una cosa fondamentale per un'economia del mare e pensiamo di mettere l'eolico anche del mare, senza pensare che non c'è un paese del mondo che ha paesaggi più belli dell'Italia. Non c'è un punto brutto d'Italia. Non puoi dire le metto lì. Le devi mettere nel cesso dove stanno quei mafiosi. Lì le devi mettere, ma dove tocchi un punto d'Italia? Se non hai un monumento, se non hai una chiesa, se non hai la Basilica di Acerenza, se non hai Pienza, se non hai Ferrara, c'hai però una natura bellissima. Cos'è Volano? Cos'è il paesaggio del Po? Cosa sono i paesaggi in Calabria, in Basilicata? Dove non c'è altro, il paesaggio parla di Dio. E lo vai a distruggere perché è fuori mano. Sei un criminale.
Quindi non c'è un luogo dove puoi metterlo. Razionalizziamo, sistemiamo così, rendi brutto un posto bello e integro. La cosa più grande della vita è l'integrità. Le donne un tempo manifestavano la virginità, perché? Perché una donna integra è meglio di una che l'ha data tutti, no? Non ho capito. L'integrità vale per la natura. Si chiama natura.